difficile trovare un sequel, un secondo, insomma, diciamo chiamiamo un sequel, anche se è vero che non è proprio così, ma i personaggi modificati e cambiati. Beh, a me ha fatto molto piacere trovare Merlin cambiato dall'esperienza che ho avuto con il figlio. È sempre una persona estremamente, una persona, un pesce estremamente ansioso. È sempre una persona estremamente ansiosa, estremamente impaurita, anche perché sappiamo qual è la sua storia, estremamente, però anche che riesce a trovare un fondo di coraggio dentro di sé. Certo, questa smania di controllo è qualche, però ecco, è proprio sulla smania di controllo, secondo me, che hanno lavorato gli sceneggiatori Disney, perché mi è piaciuto constatare che il rapporto tra Marlin e Nemo, il padre e il figlio, è cambiato, nel senso che io spero che se ci sarà una terza serie, stavolta appena sto povero disgraziato che è sempre una volta tanto scialla, come si dice a Roma, e se ne vada lui per gli oceani e dia la preoccupazione di essere trovato a qualcun altro. Il mio sogno sarebbe stato sempre quello di doppiare un personaggio della Disney, perché sono Disney dipendente. Ho una bambina piccola, per cui anche lei ha sempre visto i film della Disney. Quando sono stata contattata ho detto felicissima, senza sapere esattamente che cosa avrei dovuto fare. Piccola, farò un personaggio, un pesciolino, così, ed ero tutta felice di essere un pesce. E lei, ma sarà un pesce buono o un pesce cattivo? Ma non importa, dai, magari farò il pesce palla, scherzando. Poi mi hanno detto, devi fare te stessa. Cioè, è stata una catastrofe, no? Perché a mia figlia non è piaciuto assolutamente che io facessi me stessa. E in effetti anch'io c'ero rimasta un attimo male. Poi invece sono stata veramente onorata di questa proposta, perché è un riconoscimento di quello che è stato il lavoro che ho portato avanti per una vita, cioè promuovere il rispetto dell'ambiente e la tutela del mare. Però per dire, qualsiasi personaggio della Disney in futuro, pensate a me, anche un rospo, cioè qualsiasi cosa, vi prego, perché mia figlia se l'aspetta. Io ovviamente sono il più esaltato di tutti quanti, perché in effetti ho preso questa griff facendo poco e niente, però fondamentalmente è la priorità, prendo proprio tutto, perché in effetti appena me l'hanno detto, come ho detto, come minimo esce qualche pupazzetto. Perciò i bambini, visto che mi dia almeno 100 euro al mese i pupazzetti, li ho regalati, dai, prima o poi ricevi qualcosa in cambio. E poi soprattutto, a differenza vostra, io devo stare attento, porto la mia bambina a vedere il film e dovranno stare sveglie fino alla fine, perché in effetti papà ti dà una cosa e se la perdono alla fine, cioè ci va malissimo. Ovviamente io da settimane che dico, lo sai papà ha fatto una cosa da poter, presenti i vestitini, ha fatto una cosa con loro, ho portato adesso in albergo, oh, bello qua, perciò guai se si addormentano, no? Poi ovviamente no, Nemo, mi ricordo Nemo, io lo chiamavo Nemo, perché era un'altra parte, in effetti Nemo, a casa nostra si chiama Nemo. Però è vero che quello che vedo io dal punto di vista un po' più sportivo, no? Che quello che sembra diverso rende speciali. Perciò voglio dire, Nemo per un motivo in effetti sembrava quasi un po' zoppetta, quello era, che comunque era nato, sembrava tutto un altro occhio, è diventato invece speciale, è rimasto nel cuore di tutti. Così poi arrivare a Dory, che un po' è quella smemorata, ti ridona, però che comunque, come detto loro, è coraggiosa, non molla mai. Proprio in questi giorni ci sono le Paralimpiadi, voglio dire, più di lo sport e insieme a tutte queste cose fantastiche aiutano almeno quello che penso io. Abbiamo ritrovato Scorza, come diceva Luca, siamo entrati in questo immaginario dei bambini, tutti gli chiedono pinnetta, capoccetta, ciao bello, insomma addirittura le segreterie telefoniche. Io l'ultima che ha 8 anni, quindi anche lei è riuscita a vederlo grazie ai DVD e quant'altro. E quindi è sempre, come dire, come diceva Mazzotti, un'emozione per sempre doppiare i numeri uno al mondo, che sono la Walt Disney.